Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questa edizione di giovedì 22 giugno 2023. Partono le nostre due ore a tema sportivo, parte la nostra informazione sulle principali campane, soprattutto il Napoli. Parleremo poi anche di Salernitana, parleremo tanto anche di Serie B, ma oggi parleremo tanto, tantissimo di calciomercato, non solo per le napoletane, non solo per le campane, non solo per le salernitane. Parleremo di tanto mercato, soprattutto per le milanesi, perché comunque sono state tra le principali rivali, in qualche modo, per certi versi alla larghissima, ma sono state comunque le principali rivali del Napoli. Anche la Juventus, che ha ufficialmente riscattato Arkadiusz Milik e salutato il Fideo Di Maria. Una bruttissima notizia per i prossimi fantacalci di Giovanni Annunziata. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. No, io ti dico che non ho preso Di Maria, nessuno dei quattro fantacalci quest'anno. Zero? No? No, nonostante Di Maria sia uno che mi faccia veramente tanto tanto impazzire. Vabbè, però non lo so, mi sono ritrovato in situazioni che non sono riuscito a prenderlo, non ci ho puntato più di tanto. Alla fine ho fatto bene, perché Di Maria quest'anno non ha reso per quello che è, per quello che è Di Maria. Comunque siamo entrati, diciamo, nella fase, manca ancora qualche giorno, però siamo entrati nella fase che tu più odi, sì, ovvero quella del calciomercato. Possiamo dirlo, possiamo dire tranquillamente. Sono molto che siamo atipico in questo. Siamo nei 2-3 mesi che tu che proprio detesto. Non sopporti. No, no, li detesto con, sopporti, tutto il mio, zero, con tutto il zero, mio cuore. Certo. Perché però, poi. Però ieri ti sei divertito. Sì, ieri è stata una bella serata. Perché ieri sei andato a un concerto. Che io, vedendolo da fuori, vedendo i vari video, ho pensato che è stato qualcosa di veramente unico, magico, meraviglioso, perché i Coldplay, al di là del fatto che sono un po' anche la storia della musica, Coldplay sono i Coldplay, sì. Inutile presentarli. Beh, perché è bellissimo anche, no, l'omaggio a Napoli con Napolè cantato da Chris Martin. Cantarlo in quel modo è tanta roba, perché il napoletano, sappiamo, è difficilissimo come lingua, sì. Invece l'ha cantato bene. E l'ha poi cantato bene. Tanti cori per i campioni d'Italia, che sono stati celebrati anche dai Coldplay, che hanno seguito proprio la gara della vittoria contro l'Udinese mentre erano in tour a Tokyo, in un noto, una nota, facciamo certo pubblicità, da Maria a Tokyo, una pizzeria dove tra le altre cose c'è anche il Club Napoli, il principale Club Napoli nipponico. Lì, no, mandarono i loro complimenti, non vediamo l'ora di suonare nella casa dei campioni d'Italia. E poi ieri, insomma, hanno tenuto fede, una bellissima serata alla quale hanno partecipato, lo diciamo prima con Katia, il napoletanissimo ormai Giovanni Simeone, che era sugli spalti del Maradona. C'era anche Luciano Spalletti, che sì, non è più l'allenatore del Napoli, in teoria non è neanche più di queste parti, tra virgolette, come residenza, però intanto continua a godersi i frutti e gli eventi in una città davvero clamorosa, perché poi possono piacere, non possono piacere, potete avere tranquillamente altre preferenze musicali, però quello che si è visto ieri, anzi quello che si è visto al Maradona nell'arco di 17 giorni, la consegna dello scudetto e poi una delle più grandi band dell'epoca moderna suonare e dare spettacolo in quella maniera, tra l'altro con messaggi bellissimi pro ambiente, pro ecologia, insomma davvero molto molto bello. Conoscendolo un pochino, credo che sarà rimasto innamorato anche lui dell'evento di ieri. Andiamo dal collega, dall'amico Antonello Perillo. Buongiorno Antonello. Ciao, buongiorno a te, a tutti gli amici in ascolto. Guarda, io amo i Coldplay, li considero bravissimi. E non sono potuto andare allo stadio perché ero di rientro da Roma, né mi sono organizzato per andare stasera, però ti dico che ci sarei andato volentieri, anche perché sapevo perfettamente, che me l'avevano anticipato gli organizzatori, che alcuni dei quali sono i miei carissimi amici da sempre, che sarebbe stato uno spettacolo stratosferico, non solo sotto il profilo musicale, che è quella cosa più importante, ma anche sotto il discorso, per quanto riguarda il discorso delle scenografie, i fuochi d'artificio e tante altre cose che si sono viste. Poi devo dire, ma lo dico con grande simpatia, c'è stato anche quel classico modo di fare un po', voglio dire, strizzare l'occhiolino alla città che ti ospita, quindi la dedica al Napoli, i campioni, Napulè, però voglio dire, c'è tutto, questi sono artisti che ovviamente quando vanno in giro per il mondo si informano, magari quando vanno a Milano fanno la dedica alle squadre del posto, però voglio dire, fa parte pure questo del gioco. Certo che
Pino Daniele non ha bisogno dei Coldplay perché è famoso in tutto il mondo, però è bellissimo che anche loro gli abbiano dedicato questo omaggio. Sì, è stato veramente un bello spettacolo e soprattutto un bellissimo omaggio, perché parlare e cantare in napoletano già soltanto un paio di frasi è difficilissimo per chi non conosce neanche l'italiano. Ma figuriamoci a farlo per tutta la canzone così bene, quindi io veramente faccio i miei grandissimi complimenti. Ecco, tu passiamo da chi ti piace veramente tanto a chi, da come ho capito, secondo te merita una chance di gradimento quantomeno, ovvero Rudy Garcia. Abbiamo parlato questa mattina quando ci siamo fatti la chiacchierata per organizzarci. Ecco, tu sei abbastanza comunque contento, soddisfatto dell'arrivo di Garcia, o sbaglio? Ma sì, io sono soddisfatto. Io parto da un presupposto molto rapido, cioè dobbiamo vedere, no, il Napoli, il futuro del Napoli, che Napoli ci aspetterà. Io dico che il Napoli, se sta fermo sul mercato, ha ottime probabilità di poter rivincere, o almeno di presentarsi in asse di partenza della nuova Serie A come la grande favorita, perché, e lo stiamo vedendo, il mercato sta già cominciando a prendere quegli sviluppi che io sinceramente immaginavo, ipotizzavo. Io amo molto l'estate, anche perché c'è il calcio mercato, mi diverte, mi appassiona, ci sono tanti variabili, tante situazioni che si possono mettere poi insieme, ma quello che avevo subito immaginato è che le altre big, quelle tradizionali, quelle che poi più fanno paura ovviamente anche a Napoli, alla tifoseria napoletana, in termini di concorrenza, parlo di Inter, Milan e Juventus, hanno problemi a rinforzarsi, e non so quanto si rinforzeranno. Avete visto quello che sta succedendo con Tonali, avete visto quello che Dzeko, già che se n'è andato a Fenerbahce, avete visto che addirittura Lukaku non si sa se resta all'Inter, se ne torna al Chelsea, se va in Arabia, o se addirittura fa il tradimento e passa al Milan. Potremmo parlare di Onana, Brozovic, che dovrebbe andare nei paesi arabi. Quindi voglio dire, c'è la Lazio, la Roma, che sono società, club di tutto rispetto, ma che non vedo che abbiano un organico oggettivamente così forte da poter preoccupare quello attuale del Napoli. Il Napoli ha perso Spalletti, che è stato, lo ha detto De Laurentiis, l'artefice principale, perché è stato bravissimo come allenatore, l'ha dato su tutti e su tutto. Molto probabilmente ha perso anche il direttore sportivo Giunto, anche lui bravissimo. Molto probabilmente perderà anche Kim, però il Napoli avrà la possibilità di investire parecchi soldi, quindi è una scelta di De Laurentiis se lo vuole fare, per sostituire Kim al meglio. E nello stesso tempo, se riesce a trattenere Osimhen, già confermato Simeone, a Raspadori lì davanti, il Napoli ha una rosa, un organico, un centrocampo stratosferico, ha una difesa comunque che si è rivelata di ferro, anche se, ripeto, la partenza di Kim è un piccolo punto interrogativo. Hai chiamato un allenatore di grande carisma, di grande esperienza, uno che poi tra l'altro ha fatto anche cose importanti in Champions League, anche piuttosto recentemente, uno che gioca con lo stesso modulo di Spalletti, uno che ama il play basso nel suo 4-3-3, uno che a volte, se serve, te lo trasforma in 4-2-3-1 e magari ti butta il Raspadori alle spalle di Osimhen. Cioè, a me sembra che tutto abbia un senso, ecco, questo voglio dire. Ecco, tutto ha un senso e tutto anche una buona dose di ottimismo verso il prossimo anno. Puoi anche un po' tranquillizzare Antonello, perché sei la persona più giusta, più adatta per certi versi. Tanti messaggi che ci arrivano ogni giorno al 380 127 2000, che il Napoli sembra quasi già che voglia smantellare. Assolutamente no, fa parte dello status del Napoli, tra virgolette, perdere qualche calciatore importante, aggiungo, è un bel perdere a 70 milioni un difensore centrale, per quanto in questo momento Kim sia tra i 3 migliori al mondo, però comunque il Napoli ha tutte le carte in regola per potersi rifare. Sotto questo punto di vista, ti fidi anche del nuovo corso dirigenziale, anche se dovesse andar via uno come Giuntoli? Allora, guarda, io Giuntoli, ti dico, è bravissimo. Qua il discorso è lunghissimo e non voglio occupare troppo spazio, vedo di essere molto breve. Giuntoli è veramente bravissimo e ha dimostrato di essere un fuoriclasse, perché ha fatto cose importantissime. Però il calcio a Napoli non finirà con Giuntoli, non è finito con Maradona, non finirà con Spalletti. De Laurentiis è la continuità,
ed è un uomo che è riuscito a portare Napoli dove abbiamo visto. Il direttore sportivo, a mio avviso, è una figura fondamentale, ma molto particolare. I frutti dell'albero chiamato direttore sportivo si raccolgono a distanza, ma a distanza anche di anni, per quello che è seminato, mandando gli osservatori in giro, fidandosi di certi talent scout, allacciando certi rapporti. E i frutti dell'albero Giuntoli, almeno in questa sessione di mercato, anche senza Giuntoli, il Napoli li raccoglierà, perché se il Napoli sapeva, e lo sapeva, che c'era un'alta possibilità di perdere Kim a causa di quella famosa clausola da 50-60 milioni di euro, siamo tutti tranquilli, state tutti tranquilli, che il Napoli, anche grazie, se non soprattutto al lavoro di Giuntoli, già avrà individuato 4, 5, 6 soluzioni alternative a Kim. Poi non sarà lui a definire quelle operazioni, saranno altri soggetti, non so nemmeno chi in questo momento, non l'ho capito, ma mi rasserena, cioè il lavoro del direttore sportivo si vede alla lunga e prosegue anche quando il direttore se n'è andato. Quindi il problema adesso, semmai, è vedere, non per questa sessione di mercato, ma per il Napoli che verrà, cioè parlo per il Napoli del 2024-25, del 2025-26, chi sarà quello che andrà a seminare altri raccolti. Io spero di essermi spiegato, ma almeno così lo interpreto il lavoro del direttore sportivo, che è diverso da quello dell'allenatore, perché l'allenatore, se è bravo a gestire il gruppo, se è bravo soprattutto tatticamente a fare delle scelte su come affrontare gli avversari, come far giocare la squadra, lo chiami anche all'ultimo momento. Certo, è meglio anche lì se c'è una continuità, però è diverso, sono due ruoli veramente diversi. Quindi evidentemente De Laurentiis non ha fretta a risolvere il problema del direttore sportivo. Direttore, ma perdere uno come Osimhen che cosa significherebbe? Perché inutile farsi illusioni, se arriva un PSG con 150 milioni si ringrazia Victor e si volta pagina. Sì, però guarda bene, il problema non è perché De Laurentiis vuole incassare soldi, che per carità li incasserebbe a quel punto anche volentieri. Là il problema è perché se ti arriva uno che ti offre 150 milioni di euro, vuol dire che quel soggetto, molto probabilmente una squadra della Premier, a Osimhen offrirà 10, 12, 15 milioni netti, certo, e ribadisco netti, a stagione. Oggettivamente non è che De Laurentiis, non c'è un club in Italia che possa sostenere una cosa del genere, cioè dire al giocatore no, resta, te li do io quei 10, 15 milioni netti a stagione. Non c'è un club, ci ha provato in qualche modo la Juventus, avete visto, poi abbiamo visto i problemi che si è trovato. Quindi a questo punto è chiaro che io credo che sarebbe la cosa migliore se Osimhen restasse, ma l'ha detto De Laurentiis è stato molto serio, molto onesto, molto sincero, e lo ha detto chiaramente in conferenza stampa. Lui vuole trattenere Osimhen a meno che non arriveranno queste possibili offerte faraoniche. Ha un suo perché oggettivamente, se tu già fai andare via per mille motivi l'allenatore, se ne va comunque il direttore sportivo di cui abbiamo parlato, se ne va molto probabilmente una colonna della difesa come Kim, è chiaro che se mandi via anche il centravanti, che si è rivelato un vero e proprio crack, che ha dominato anche la classifica cannonieri, è chiaro che insomma praticamente alimenti qualche dubbio poi a quel punto sul futuro della squadra. Fermo restando che il Napoli è fortissimo, innanzitutto perché ha dei fuoriclasse come Osimhen, ma anche a mio avviso perché ha una rosa molto profonda. Che poi il vero segreto, e mi sembra che lo abbia evidenziato in qualche modo Garcia nella conferenza stampa, cioè il Napoli ha le cosiddette riserve, mi perdonino questi ragazzi, ma se li chiamo riserve perché forse li sminuisco, parlo di Simeone e Raspadori solo per fare un esempio relativamente all'attacco, che sarebbero titolari a mio avviso almeno in 15-16 squadre della Serie A, se non in tutte e 20, Napoli compreso se non ci fosse davanti Osimhen. E questa è la forza del Napoli. Quando si è fermato Osimhen per il noto infortunio, il Napoli ha giocato 6 partite, aiutatemi voi, mi pare che l'abbia vinto tutte, pur senza Osimhen, sì. Ma non per sminuire Osimhen, anzi io dico teniamocelo strettissimo, perché oggettivamente è un crack, è un giocatore, guardate, fenomenale, e lì pure mi farebbe piacere capire di chi sono i meriti, perché secondo me sono di tanti soggetti, probabilmente Giuntoli che avrà puntato, sicuramente De Laurentiis, che poi i soldi li ha cacciati lui per acquistare questo ragazzo, che quando venne a Napoli molti dicevano ma questo chi è,
Devo dire che Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, perché il ragazzo è migliorato a dismisura anche sotto il profilo proprio tecnico, strettamente tecnico. Quindi un giocatore straordinario. Se resta Osimhen, il Napoli è sicuramente, restando fermo sul mercato, prende qualche operazione, diciamo giusto così, per arricchire un po' la rosa, sostituendo Benekin, il Napoli a mio avviso è la squadra favorita della nuova Serie A. Diverso poi il discorso per la Champions, là è veramente tutto un altro mondo. Antonello, come sempre, per noi è un grande piacere averti qui a Radio Punto Nuovo, un grande abbraccio. Grazie, lo sapete che il piacere è tutto mio. Grazie di cuore a voi e a tutti gli amici d'ascolto. Grazie. Alla prossima con il collega Antonello Perillo Rai, che ci ha dato come sempre una grande mano, anche iniziare col sorriso queste due ore di sport. Tra un po' ci facciamo una bella ma bella scorpacciata di mercato, tra poco. Allora, un po' di mercato, perché lo aveva accennato prima il collega amico Antonello Perillo, sarà uno dei nostri temi, anzi sarà già il principale la nostra chiacchierata. Perché la cessione di Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro interessa anche al Napoli? In realtà non interessa in maniera diretta, ma interessa per ragionamento. Se le altre big hanno questa difficoltà nel tenersi ad alti livelli e il Napoli riesce quantomeno a restare su un livello di gioco, livello di forza, anche un livello di competitività simile, non per forza uguale, simile a quello visto quest'anno, allora la matematica del calcio, la logica, che sappiamo però essere inaffidabile quando c'è un pallone di mezzo, dovrebbe suggerire che il Napoli sia ancora una volta la favorita. Chiaro che proprio il Napoli in realtà dovrebbe insegnare che quello che succede in estate, quello che si dice in estate, quello che si previsiona in estate vale meno di zero. Però intanto iniziamo a fare una panoramica, perché poi dopo andremo a parlare di portieri, lo faremo con un super ospite, dopo ancora andremo a parlare di mercato. Vi anticipo, dalle 14 parleremo molto dell'asse Napoli-Bergamo, perché ci sono tanti affari che potrebbero e che non potrebbero sbocciare, ma vi spieghiamo tutto più tardi, perché intanto è sempre un grande piacere dare il ben ritrovato a Radio Punto Nuovo al collega di calciomercato.com Daniele Longo. Ciao Dani, grazie mille. Grazie a voi e ben ritrovati. Dani, ti chiedo subito di darci una finestra, anche una pagina sull'affare Tonali, visto che comunque tra i nostri ascoltatori ci sono anche tanti della Campania che però tifano per altre squadre, ci sono anche tanti che ci seguono pur essendo milanisti. Allora ti chiedo di regalarci anche un po' lo stato dell'arte, lo stato delle cose al momento. Siamo nella fase di definizione, credo che anche già nelle prossime ore o al massimo domani mattina ci sarà lo scambio di documenti, perché la base d'intesa è stata trovata. Il Newcastle si è inserito la scorsa settimana con grande decisione, dopo aver sondato il terreno per Barella. L'Inter aveva sparato alto, 90 milioni di euro, ma credo che poi ci fosse anche la convinzione di poter fare un giocatore alla Tonali. Il Milan non voleva che uscisse questa notizia, poi è uscita anche grazie al merito dei colleghi di Sport Italia, ed è rimasto un po' spiazzato, perché credo che non volesse portare avanti questa trattativa in maniera non mediatica, perché poi sapete bene quello che è il valore affettivo dei tifosi che hanno i tifosi del Milan nei confronti di Tonali. Lo consideravano una bandiera, c'è chi lo critica dicendo che è un mercenario come tutti gli altri, perché comunque oggettivamente quello che ha sorpreso non è tanto la richiesta di informazioni, l'offerta super del Newcastle, rientra nell'ordine delle cose anche secondo me che il Milan possa sedersi intorno a un tavolo, perché quando gli è stato detto la prima proposta da 55-60 milioni che era bassa, invece loro cercavano di volevano 80 milioni di euro, il Newcastle non ha detto arrivederci e grazie, ha detto ok, adesso ne faremo un'altra. Sono arrivati a 70 più 5 di bonus, quindi ci si è diciamo un po' incontrati a metà strada, ma quello che ha sorpreso è che Tonali comunque vuole andare al Newcastle, avrà un ingaggio per 6 anni da quasi 8 milioni di euro, 7,5 più bonus, quasi 4 volte superiore a quello che percepisce attualmente, e quindi io credo che sia stata una scelta sicuramente anche un po' sportiva, perché magari Tonali è attratto dall'idea di giocare in Premier League, non giocherà in una squadra al momento di primissima fascia, perché comunque non ha una grandissima tradizione di Newcastle, anche se è un progetto straordinario, l'anno prossimo farà la Champions League, ma è stata sicuramente una scelta dettata da motivazioni economiche, e questo ha un po' deluso i tifosi del Milan, divisi tra chi dà la colpa a Cardinale e chi dà la colpa
a Tonali, che comunque parlava tanto come una bandiera, in realtà questa bandiera si è emanata presto. Dani, c'è un altro pezzo grosso che ha iniziato a far rumore nelle ultime grosse, perché Teo Hernandez è chiaramente il miglior terzino sinistro del nostro campionato, uno dei migliori in circolazione. Quanto è fattibile un'eventuale partenza, un eventuale affondo vero e proprio da parte dell'Atletico Madrid, e soprattutto quanto ci vuole per portarlo via dal Milan? Io immagino che meno di 80-90 milioni non se ne parli proprio. Esattamente, io allora, il Milan non considero nessuno incedibile, questo è un po' un retaggio di quello che è il calcio attuale, moderno. Io credo che ci sia meno volontà da parte del Milan di vendere alcuni giocatori piuttosto che altri. Una volta venduto Tonali, mi sembrerebbe molto strano che aprissero delle trattative per Hernández, solo di fronte a delle offerte veramente rinunciabili. Queste offerte, come dici giustamente tu, devono essere superiori agli 80 milioni di euro, vicino ai 90. Non risulta l'interessamento dell'Atletico Madrid, non risulta esserci una trattativa con l'Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid vuole destinare la maggior parte del budget su altri ruoli, si sente coperto a sinistra. C'era stato un qualcosa, diciamo una richiesta di informazioni da parte del Manchester United, e Milan ha detto possiamo anche parlarne, ma si parte da queste basi qui. E quindi io credo che all'80%, perché nel calcio non si può mai dire mai, però io credo che l'80% di Hernández vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Dani, venendo anche un po' all'effetto farfalla, no, del mercato sul prossimo campionato, deve in qualche modo, non dico incoraggiare le rivali, un'operazione del genere? Per esempio a Napoli si sta parlando molto di come sì, il Napoli perderà Kim per il Bayern Monaco, rischia di perdere chiaramente Osimhen se una delle grandi del mercato si sveglia e decide di sborsare certe cifre, però a vedere le altre, ecco, se il Napoli non sorride, quantomeno le altre non sono lì a divertirsi, per parafrasare un vecchio adagio. Questo può interessare il mercato anche di Milan, Inter, oppure anche qui è un generalizzare, un dire tanto per dire? No, ma io non credo che alla fine, io credo che nel calcio a volte generalizzando si arriva all'obiettivo, nel senso che è pacifico affermare che le squadre italiane non hanno soldi, stanno pensando molto prima a vendere e poi programmare il mercato di entrata, perché l'Inter sta vendendo, non ha trovato l'accordo con Skriniar, va via Checo, che si libera comunque di un ingaggio pesante, nonostante nell'ultima stagione c'è stato un titolare di Simone Inzaghi, sta vendendo Brozovic, la Roma si è acquistato ma acquistato a parametro zero, adesso sta facendo tutta una serie di cessioni, alcune che comunque al momento sembrano giuste, ma poi allunga con una prospettiva un po' più lunga potrebbero essere invece degli impianti come Tahirovic all'Ajax, Nistori e Bolpato che dovrebbero andare al Sassuolo, anche se non sono convinti, ma io credo che la Roma li stia cercando di convincere ad accettare questa destinazione. E anche la Juve comunque ieri ha parlato con l'Empoli per un giocatore che piace anche al Napoli come Parisi, ma si sta parlando di prestiti con diritti di riscatto che diventano obbligo, per Milik c'è stato un riscatto ma c'è stato un riscatto al ribasso con uno sconto non così eccessivo, ma comunque c'è stato. Questo per farvi capire che mentre il Newcastle vuole venire a fare la spesa in Italia, o anche altre squadre della Premier sono pronte a fare spesa in Italia, in realtà si aspetta proprio che queste società vengano qui a acquistare per poi provare a rifinanziare i mercati di entrata, perché adesso la curiosità principale secondo me per esempio sul discorso dei Tonali è che il Milan aveva pochissimo, un budget molto limitato, si parla di una cifra intorno ai 35 milioni di euro, quindi molto molto bassa. Adesso con i 75 che incasserà, i 70 perché poi i 5 di bonus non li incassi subito, ma i 70 incassi da Tonali verranno rimessi totalmente sul mercato, verranno messi a personare ulteriormente un bilancio che aveva già mostrato dei miglioramenti clamorosi nell'ultimo anno. E questa è la curiosità, perché se si va in una direzione che si vende per poi mettere il piano in cascina, chiaramente il Milan adesso più che mai sta passando a una gestione dove si vende non solo per comprare, ma si vende anche per una questione di politica societaria, perché comunque Zhang dice voi avete all'Inter dice voi avete budget zero, se volete comprare dovete vendere. Al Milan non c'è questa necessità,
i soldi ci sarebbero anche, nel senso che comunque non ha una situazione di bilancio così grave come quella dell'Inter, o con debiti come ce l'ha Zhang in Cina, che ha moltissime problematiche. Quindi sono scelte diverse. Purtroppo il tifoso contesta e cerca un po' di perdere quel romanticismo, di perdere quei sentimenti che comunque sono fondamentali, sono il motore del calcio, che è quello del tifoso, che deve amare, deve sognare, si deve anche un po' affezionare. Io credo che ci stiamo abituando sempre di più a non affezionarci ai giocatori, credo che sia la cosa. Quello ormai da tempo, quello ormai da tempo. Dani, voglio parlare con te un attimo di un ultimo calciatore, un centrocampista, di Gabri Veiga, classe 2002 del Celta. Se da un lato vedremo probabilmente un duello Milan-Inter per arrivare a Frattesi, ti aspetti lo stesso per Veiga tra Milan e Napoli? Beh, è un giocatore che probabilmente farà il caso del Milan. È un giocatore che ha grandissimo talento, secondo me colpirà il fuori classe assoluto. È un giocatore veramente forte. Io so che il Napoli, anche grazie al lavoro di Giuntoli, che comunque l'ha fatto seguire per tutto il corso della stagione, ci sono stati più contatti con gli agenti, c'è anche una grande concorrenza della Premier. Io credo che il Napoli in questo momento, è vero che il Milan incasserà questi soldi, ma credo che voglia andare più su Frattesi, perché Gabri Veiga per me è molto più forte di Frattesi, quindi è naturalmente totalmente personale, però ha delle caratteristiche di gioco che magari si addicono più allo stile del Napoli che allo stile del Milan, perché comunque il Milan gioca molto di strappi, gioca molto di inserimenti, gioca molto anche di contropiede, sì. Quindi magari un Frattesi può essere una soluzione più, diciamo, più calzante rispetto a quella di Gabri Veiga, che è un giocatore di grandissima qualità, che ha gol, che ha assist nelle gambe, i piedi, ma è un giocatore più da palleggio, insomma. Dani, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, è un piacere. Un abbraccio e alla prossima con Daniele Longo, calciomercato.com. 30 secondi, andiamo da Pietro De Concilis. Esserci, anzi credo che veramente ci siamo. Pietro, eccoci, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Pietro, con te tra un po' andiamo anche su quello che è un po' il mercato, perché lo dico da subito, oggi mixiamo un po' le carte. Salerno e tutte le questioni di casa salernitana le andiamo a riprendere dalle 13.45, perché dalle 13.30 siamo riusciti a prendere 5 minuti, anche con la speranza di intersecare con successo le varie linee telefoniche, un super ospite che ci darà una grande mano a parlare anche un po' dell'ultima Serie B, visto che comunque il Bari è un po' tra virgolette una campana da dover seguire, visto che comunque appartiene ancora alla famiglia De Laurentiis, e poi anche visto comunque la stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Allora, intanto è sempre un grande piacere dare il ben ritrovato a Graziano Battistini, agente tra gli altri di Elia Caprile, di Alessio Gragno. Ciao Graziano, grazie mille. Buongiorno a tutti. In primis ti chiedo, abbiamo parlato forse già abbastanza della delusione che lì a Bari si è respirata, anche per un ragazzo comunque così importante, così forte come il giovanissimo Caprile, però ti chiedo come si sta ripartendo e come si sta ripartendo anche nel segno dei De Laurentiis. Sinceramente non saprei, perché so che è tutto ancora da pianificare eccetera, però da voci di corridoio mi dicono che vuole rilanciare la famiglia De Laurentiis per quanto riguarda Bari, e quindi di conseguenza vuole un po', diciamo così, dai, uscire un po' allo scoperto per cercare di fare qualcosa di importante, di provare a fare qualcosa di importante. Queste sono le voci di corridoio che ho sentito, però sinceramente non saprei, anche perché so che settimana prossima ci sarà un incontro tra la proprietà e il direttore sportivo Polito per capire cosa fare. Cosa importante, oggi parte il campionato, l'Europeo Under 21, e Caprile sarà in questa spedizione, sarà con l'Italia. Ecco, che cosa ti ha detto, se sei riuscito a parlarci delle sensazioni di questa chiamata e di questa esperienza che comunque andrà a fare? Ovviamente insomma è orgoglioso di far parte di questo gruppo, che è un gruppo importante, che ha sulla carta delle potenzialità, con un allenatore che tra l'altro conosco molto bene, non regala niente a nessuno, quindi voglio dire, tutto quello
che è successo se l'è meritato sul campo Elia, quindi deve essere orgoglioso di quello che ha fatto fino adesso. E niente, dai, anche insieme a tutti quanti sono concentrati per provare a fare qualcosa di importante. Ecco, è sorpreso effettivamente dalla crescita esponenziale di Elia, perché obiettivamente se andiamo a pensare anche a quello che è stato il suo percorso di crescita e anche alla conoscenza che aveva il pubblico italiano sportivo di Elia fino a qualche tempo fa, ecco, in quest'anno non è esploso soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto tanti altri punti di vista. Ma è chiaro che lui è cresciuto perché comunque ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore in una piazza così importante, che l'ha messo alla prova e lui ha risposto presente. Una piazza importante come Bari, dove hanno portato, sono riusciti a portare allo stadio fino a quasi 60.000 persone, vuol dire che hanno fatto un'annata importante, che è lì insieme a tutta la squadra, tra l'altro tutti quanti hanno fatto cose importanti e lui ha contribuito da protagonista. Se sono sorpreso, no, ero curioso di vedere come reagisse e ha reagito come ha sempre fatto da quando lo conosco, da quando è ragazzino. È sempre il Caprile che ho conosciuto nella primavera del Chievo, che dopo l'ho portato al Leeds, eccetera eccetera, quindi lui a oggi non ha mai avuto difficoltà nel adeguarsi all'ambiente, alla realtà dove viveva e dove ha vissuto, per poi dopo essere performante e rimanere se stesso. Questa fino a oggi è stata la sua forza. Graziano, lo sai, a me il compito di fare le cosiddette domande rompiscatole, quelle un po' cattivelle. Si parla tanto di futuro di questo ragazzo, non è un mistero, ce ne assumiamo noi le responsabilità di dire anche che il Napoli chiaramente ha nel mirino da tempo un ragazzo che comunque segue tra virgolette in casa, però c'è anche l'Empoli che cerca un dopo vicario e sappiamo quanto in questo momento l'Empoli sia anche un piccolo paradiso per tanti ragazzi che comunque vogliono crescere senza troppe pressioni. Cosa possiamo raccontare, se c'è qualcosa che possiamo raccontare? Ma diciamo che, voglio dire, allora, per quanto riguarda le chiacchiere, durante il periodo di mercato se ne fanno tante, e non solo con uno o due club, ma bensì con un poco tutti i club. Quindi ho riscontrato che c'è grande apprezzamento e c'è grande stima nei confronti di Elia, quindi di conseguenza ho constatato che è apprezzato sul mercato. Poi, che dopo un club possa essere interessato o meno, chiaramente deve presentare poi dopo dei fatti concreti, non solo delle chiacchiere. Quindi a oggi rimaniamo nelle chiacchiere, lasciamo tutto così com'è perché c'è un europeo che si sta giocando insieme ai suoi compagni e vediamo cosa succede. Siamo il 22 di giugno, il mercato insomma, sembra che stia poco a poco partendo proprio giusto adesso e vediamo un po' cosa succede. E sta partendo grazie probabilmente alla Premier League perché se fosse solo per la Serie A, io credo che il mercato non partirebbe adesso. Sì, anche perché poi appunto calciatori come Tonali, lo stesso Vicario che proprio dovrebbe lasciare l'Empoli, sono quasi tutti in partenza per la Premier League, quindi l'effetto domino può partire da lì. Però Giovanni, la tua per Graziano. Sì, perché dicevamo comunque che sarà un po' l'estate dei portieri, qualcosa si muoverà più del normale in Serie A. Il primo nome l'abbiamo detto, quello di Vicario che è destinato al Tottenham. A Napoli si segue da tempo Caprile, un po' per la qualità del calciatore, un po' per la proprietà che sappiamo che bene sia praticamente la stessa. Nel frattempo c'è il futuro di Gollini che è ancora incerto, ma dovesse arrivare il Napoli proponendo Elia di fare il vice Meret, com'è che accogliereste questa proposta? Ma sono tutti discorsi che ovviamente non ci tengo assolutamente affrontare in una radio, con tutto rispetto chiaramente, perché sono certo. Tutti discorsi che saranno eventualmente da affrontare. Allora, insomma, intanto mettiamo in ordine le cose. Intanto ci sarebbe sull'eventuale mercato di Elia Caprile, ci sarebbe da parlare con il Bari, per prima cosa, perché il Bari è proprietario del cartellino del ragazzo. Dopodiché
ci mettiamo in fila tutto quello che potrebbe essere le soluzioni di mercato eccetera eccetera, a quel punto lì si faranno le valutazioni del caso. Quando mi parlate e accostate il club del Napoli a Elia, chiaramente non può che fare onore, no, al ragazzo, perché il Napoli è campione d'Italia, stiamo parlando di un grande club, quindi essere accostati a un grande club sicuramente non può che fare onore, e quindi di conseguenza quello assolutamente. Poi dopo chiaramente ci sono delle valutazioni su quelli che possono essere dei percorsi tecnici tra virgolette da fare eventualmente per crescere il meglio possibile eccetera eccetera eccetera. Quindi in questo momento, ripeto, parlare di quello che sarebbe meglio, quello che sarebbe peggio, non è il momento, non è neanche il luogo adatto. Posso solo dire, ripeto, che nel momento in cui dovesse partire un eventuale mercato di Elia Caprile, è chiaro che per prima cosa bisogna fare due chiacchiere con il Bari, perché il Bari è il proprietario del cartellino di Elia e di conseguenza e da lì si parte. Quindi dire che può essere accettato di andare a fare il vicemere piuttosto che adesso è veramente cadremmo in una discussione da bar, cosa che non voglio fare. Ecco, per salutarci allora proviamo a chiudere con una battuta questa chiacchierata. Frattesi ha detto che preferisce rimanere in Italia. Elia ha già fatto una bella esperienza all'estero con il Leeds, però parliamo di un classe 2001. Ha per caso espresso preferenze in tal senso tra Italia e estero? No, a lui piace molto, gli piace molto anche i campionati esteri oltre che quelli italiani, quindi non avrebbe nessun tipo di preclusione, di pregiudizio nei confronti di alcuna esperienza all'estero. Anzi, ripeto, visto che comunque lui ha vissuto un periodo difficile per quanto riguarda l'estero e l'Inghilterra, che è stato il periodo del Covid, ma io credo che insomma dopo aver vissuto un anno in casa da solo, tanti mesi in casa da solo con tutte le restrizioni del caso, allenarsi e stare in casa, penso che non avrebbe nessun tipo di problema a valutare altre cose, però sono cose talmente personali che sarebbe una follia giudicare quello che può essere il pensiero di Frattesi in questo caso. Quindi, lo rispetto certo per il pensiero di tutti. Graziano, per noi è sempre un grande piacere, un grande onore averti qui a Radio Punto Nuovo. Un grande abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Grande, grandissimo abbraccio a Graziano Battistini, tra gli altri agente di Elia Caprile. Tra pochissimo andiamo invece a parlare di Salerno e di Salernitana. 50 secondi. Che riparte quando sono le 13:45, tra un po' andiamo a parlare anche di Salernitana. Intanto lo ricordava prima il nostro Giovanni Annunziata, che ieri è partito in realtà l'Europeo Under 21 anche con i primi risultati, con la Georgia che ha battuto 2-0 addirittura il Portogallo Under 21, poi anche l'Ucraina che ha battuto la Croazia, la Spagna che ha battuto 3-0 la Romania, il Belgio che invece fa 0-0 contro l'Olanda. L'Italia giocherà oggi alle 20:45 contro la Francia di Caliminuendo. Spero di averlo pronunciato alla perfezione. Noi andiamo, a proposito di spettacolo, dal nostro prossimo ospite. È sempre un grande piacere dare il ben ritrovato al direttore di Cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo. Direttore, grazie mille. Salve a voi, grazie a voi. Direttore, stiamo entrando ormai nel vivo anche del mercato, perché poi tra una settimana, poco più, poco meno, si parte anche con le prime danze, quelle ufficiali. Che mercato si aspetta per la Salernitana? Soprattutto che fine giugno si aspetta per i Granata? Perché poi bisogna ancora ricevere una certa, tra virgolette, ufficialità. Tecnicamente il tempo è scaduto, quindi diciamo che Sosa resta l'allenatore della Salernitana. A conferma, se vuoi, la mia ipotesi che poi tutto sommato su questi 10 giorni e su questa libertà di trattative che Sosa aveva a disposizione, ovviamente la società era ben informata, tanto è vero che poi non è mai intervenuta.
Per il resto credo che molto dipenderà dalla cessione di Dia, che ha diverse richieste, e ovviamente questo potrebbe far cambiare un po' le carte in tavola. Per l'attacco si parla di Colombo, di Cabral, voglio dire, c'è la cessione di Bonazzoli che pure potrebbe portare ad esempio Cancellieri a Salerno. E cioè, sarà diciamo un fine giugno molto movimentato, c'è da prendere qualcosa che ha chiesto Sosa soprattutto del centrocampo, quindi sarà movimentato questo finale di mese di giugno. Certo che trattenere Dia sarebbe l'ideale, perché privarsi di un giocatore del genere non è mai comodo. Ecco, ma partenza o non partenza di Boulaye Dia, questa Salernitana il prossimo anno partirà per fare cosa? Quale sarà il progetto iniziale per la nuova stagione? Noi siamo partiti da una salvezza clamorosa che è riuscita a centrare con la nuova proprietà, con Iervolino. Siamo passati per una Salernitana che è cresciuta tanto in questa stagione. Il prossimo step, il prossimo anno, quale sarà? Ma credo migliorare la classifica di quest'anno e tentare di essere dall'altra parte della classifica. Quindi questo significa un campionato tranquillo, con diverse soddisfazioni e con la possibilità di crescere ancora. Molto ovviamente dipenderà anche dal mercato, quindi tu sai, alla fine resta Sosa, direi che è un fatto positivo. Se la squadra sarà rafforzata, certamente la Salernitana potrà fare un buon campionato. Diciamo, fatto quello di assestamento appena trascorso, adesso può guardare con una certa serenità la possibilità di fare un torneo che la porta ad essere un po' ai margini delle coppe europee. E anche questo credo che sia un buon risultato. Ecco, quindi direttore, dobbiamo aspettarci che si ponga come obiettivo il decimo posto, per esempio, colonna sinistra della classifica? Certo, questo può essere un obiettivo, sarà che deve vincere lo scudetto. Deve migliorare, si deve rafforzare in Serie A. 3 anni non sono tantissimi, però è una buona base di partenza. Direttore, una buona base di partenza è anche la rosa di questa Salernitana, perché comunque ha tanti calciatori di livello, ha tanti calciatori importanti. Traslando forse il ragionamento che abbiamo fatto prima col Napoli, se il mercato della Salernitana resta fermo e le altre dimostrano di avere qualche piccola difficoltà, quale può essere l'orizzonte reale di questa squadra? Ma la Salernitana non può restare ferma, perché comunque ha delle pecche che Sosa vuole eliminare. Per esempio la Salernitana è una squadra che prende molti gol dagli angoli, che non ha in difesa un giocatore capace di fare la differenza, giusto per dirne una. Sosa ha bisogno di centrocampisti per il suo gioco, per dare spazio a Candreva alle spalle delle punte, quindi voglio dire, c'è qualcosa da sistemare per migliorare. Io non credo che la Salernitana debba guardare cosa fanno le altre, anche perché non credo che quest'anno ci siano formazioni in difficoltà tipo la Sampdoria dell'anno passato, cioè da un punto di vista societario. Certo, c'è una matricola con il Frosinone che dovrà lottare, quindi sicuramente alle spalle della Salernitana, ma però c'è anche il ritorno del Cagliari che non bisogna dimenticare. Credo che il Verona non faccia il campionato dall'anno scorso, cioè credo un innalzamento della soglia sicuramente di questo torneo rispetto all'anno passato. Si è vissuto un po' di tutto con Sosa, nell'ultimo periodo, nelle ultime 2 settimane, perché c'è stato quell'incontro di giovedì con Iervolino, Milan e De Santis, quello il giorno successivo di venerdì con De Laurentiis, e poi è scoppiato un po' il putiferio, è scoppiato quello che abbiamo visto da parte dei tifosi, un allenatore che non dava tante garanzie visto il comportamento. Ma il prossimo incontro, perché sicuramente ci sarà un prossimo incontro per pianificare il futuro, per pianificare la stagione della Salernitana, in questo prossimo incontro che cosa dobbiamo aspettarci che si diranno Sosa, Iervolino, le due parti praticamente? Ma guarda, ma ti ripeto, io credo così a naso che fosse già tutto stabilito a tavolino, cioè che Sosa ha detto sì, ha chiesto alla Salernitana la possibilità di guardarsi intorno, perché è un allenatore che ha avuto diverse richieste, ad esempio oltre Napoli e sicuramente il Bologna, ecco, tanto per fare per
fare dei no. Quindi neanche lui, se te facciamo un contratto o lo firmiamo o non lo firmiamo, non è che ti do 10 giorni per poi per farti guardare intorno. Quindi è evidente che c'è una, tra virgolette, complicità della società, per cui secondo me non accade assolutamente nulla. Ecco, direttore, da addetto ai lavori, visto che fra poco andremo a parlare anche di Serie B, Serie C e tutto quello che sta succedendo, si è fatto un'idea del teatrino che sta accadendo, come sempre del resto, tra cadetteria e Lega Pro, tra iscrizioni, mancate iscrizioni, stadi e compagnia bella? Ma questa storia del Lecco è un po' surreale, perché si può anche capire che c'è qualche difficoltà per una squadra che ritorna in Serie B dopo 50 anni, ma non è che si può, come dire, privare qualcuno per la mancanza di una firma. Si troverà una soluzione, ma più andiamo avanti più teatrini vedremo, anche se tra B e C ci sono club di grosso spessore, almeno come piazza, diciamo così. C'è ovviamente, credo che più di una squadra sia in difficoltà dal punto di vista economico, questo sì, e sotto questo aspetto ne potremmo vedere delle belle. Direttore, grazie mille per essere stato dei nostri. Grazie a voi. Buon lavoro davvero al direttore di Cronache di Salerno, Tommaso D'Angelo. Allora, ieri ci eravamo lasciati, Pietro, con una giornata a dir poco campale per le tante squadre del girone C di Serie C, direi forse per tutte le squadre, tante altre squadre della Serie C in generale, e poi anche per alcune della Serie B. Parliamo chiaramente del capitolo iscrizioni. Ieri poi ci siamo ritagliati anche una grossa pagina per gli amici di Castellammare di Stabia. Se ci sono aggiornamenti, se ci sono novità, se ci sono anche considerazioni da aggiungere. Più con considerazioni, noi ripartiamo dalle notizie come sempre, perché il Messina, abbiamo ribadito come si sia iscritto per tempo, l'ha ufficializzato anche la stessa società peloritana, che però attende chiaramente l'ufficialità da parte della Covisoc, il parere della Covisoc, che dovrà esprimersi a proposito dei documenti, dei pagamenti che sono stati effettuati, anche quello della Federcalcio, che poi sancisce quello che è un accoglimento o una bocciatura per quanto riguarda le singole società. Il Pordenone non ha presentato l'iscrizione, quindi lascia spazio alla riammissione del Mantova, che tra l'altro si è già sistemato anche con il tandem Botturi Possanzini per quanto riguarda l'area tecnica, e poi l'Atalanta Under 23, che sarà la seconda squadra B di questo calcio professionistico italiano, sempre un po' controverso, andrà a sostituire come ripescata, tra mille virgolette, la Robursiena, che non ha fatto in tempo a demettere prima e consegnare dopo la fideiussione necessaria per iscriversi al campionato, e mancano anche alcuni documenti. Sono stati soltanto pagati gli stipendi fino al scorso 31 maggio. Questa è l'unica buona notizia, se vogliamo, soprattutto non solo per i calciatori, quanto per i tesserati e le squadre che lavorano nell'ombra, ecco, attorno ai calciatori, e sappiamo che ci sono famiglie anche dietro a queste professionalità. Per quanto riguarda le squadre campane, ribadiamo che la Juve Stabia adesso sta lavorando, e non più tanto sotto traccia, non solo al restyling dell'area tecnica, perché con Matteo Lovisa, 27 anni, figlio del patron del Pordenone, che non si è iscritto alla Serie C, lo ribadiamo, dovrebbe esserci anche Luca Matteassi, ex direttore sportivo del Piacenza, retrocesso in Serie D lo scorso anno. Potrebbe sembrare un restyling a costo zero o quasi. Sicuramente un ringiovanimento ci sarà, dobbiamo aspettarci sorprese anche per quanto riguarda la panchina, molto probabilmente. E a proposito di panchine del girone C, ce ne sono tante, le andremo a ribadire anche nel corso del pomeriggio da Supereroi. Tra l'altro, pomeriggio Supereroi che si incrocia molto, ma dico molto, con Giuliano e Sorrento, perché l'Avellino deve chiaramente spoltire il proprio organico, dovrà farlo anche grazie a società che hanno obiettivi diversi, almeno in partenza, così come il Sorrento, che proprio in giornata ha incontrato Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'US Avellino, e ci sono dei nomi che ballano, ecco, a proposito della formazione rossonera. Ovviamente ci sarà bisogno anche di un aiuto dell'Avellino per convincere i calciatori, anche sotto il profilo economico, anzi soprattutto sotto il profilo economico. Con il Giuliano invece potrebbero nascere anche idee di scambio a centrocampo. Vedremo, il mercato dell'Avellino sicuramente sta entrando nel vivo in questi giorni e in queste ore. C'è stato un altro incontro nella prima mattinata odierna tra Rastelli e Perinetti, insomma tantissime cose da dire, anche e soprattutto nel corso del pomeriggio da Supereroi, perché avremo anche ospiti importanti e non possiamo far altro che andare nelle pieghe di quello che sta succedendo sponda mercato. Anche perché, Pietro, prima di dare poi le anticipazioni al pomeriggio da Supereroi, comunque il mercato, nonostante il budget sia
chiaramente più ridotto, sia per alcune squadre quasi inesistente, però è il momento in cui nascono le Catanzaro tra virgolette le prossime stagioni, oppure nascono e si sviluppano i flop, quelli che poi fanno male al termine delle stagioni. Assolutamente, anche perché chi vuole vincere deve farlo sin da ora, deve programmare adesso, soprattutto chi ha deciso di rivoluzionare, vedi l'Avellino ancora una volta, ma stavolta con una razio rispetto ai Repulisti della scorsa estate, cercando attraverso l'esperienza e il carisma di Giorgio Perinetti, che quando alza il telefono sappiamo cosa possa e voglia dire, ecco, in tal senso. E Perinetti soprattutto avrà l'opportunità di qui a breve di muovere diverse pedine, così da rinforzare anche, se vogliamo, alcune squadre come il Sorrento, il Giuliano di turno, che hanno obiettivi diversi in partenza, però hanno anche le loro ambizioni e sanno di dover fare un mercato da Serie C, pur salendo, così come nel caso dei rossoneri, da una categoria dilettantistica. Quindi tanti dettagli e tante piccole cose che succedono in questo mercato, soprattutto all'inizio, ecco, è un mercato molto particolare, lo sappiamo, povero di soldi, però mai povero di idee, quello della Lega Pro, che poi si sblocca magari nel finale di agosto con qualche nome che scende anche dalla cadetteria per chi vuole vincere il campionato. Quindi ci sono anche dei ragionamenti da fare sulle big di questo girone C, perché non tutte punteranno necessariamente a priori alla vittoria del campionato, ma tutte, secondo me, mai come quest'anno diranno: vogliamo fare un campionato di vertice, vogliamo giocarcela, ma nessuno avrà veramente il coraggio di dire ce l'andiamo a giocare soltanto per vincerlo, come ha fatto invece il Catanzaro di Vincenzo Vivarini nello scorso campionato dopo due secondi posti consecutivi. E allora, Pietro, buon lavoro a te e a tutta la squadra del Pomeriggio dei Supereroi, con uno spoiler, almeno uno. Abbiamo un procuratore di un giocatore che forse solo qualcuno si aspettava potesse essere in bilico. Allora facciamo il punto direttamente con chi di dovere, ricordando anche un'altra cosa, questo lo possiamo fare sin da subito, che oggi è un giorno importante per Fabiano Parisi, che fa il suo esordio nell'Europeo Under 21, giocatore originario di Serino, Irpino Doc, tifosissimo dell'Avellino, e l'Avellino ricordiamo anche che ha un 10% sulla futura rivendita del giocatore, e quindi non possiamo che non dare risalto ad un evento del genere. E allora, buona fortuna al Campano Parisi per l'avventura con l'Europeo, con l'Italia Under 21 e l'Europeo di categoria. Ricordiamo, partirà questa sera l'esperienza, l'avventura, la campagna degli azzurri di Nicolato alle 20:45 contro la Francia. Pietro, buon lavoro. A voi ragazzi, buon proseguimento. Per quanto ci riguarda invece, partiamo con lo speciale Napoli, un paio di minuti, ancora tanti amici al nostro telefono. Che riparte quando sono le 14:03, perché tra pochissimo parte anche tutta la nostra kermesse telefonica con tanti amici, tanti ospiti che torneranno al nostro telefono per continuare a parlare col sottoscritto Alessandro Montano, con Giovanni Annunziata, in questa ora dedicata al Napoli. Ora che, e vi anticipo subito, parleremo tanto, ma veramente veramente tanto di mercato, perché ci sono un paio di situazioni da dover ancora una volta puntellare, cesellare, soprattutto per quanto riguarda l'asse Napoli-Bergamo, perché si stanno facendo tanti nomi. Chiaramente c'è in ballo anche il riscatto di Pierluigi Gollini, c'è il nome sempre gradito al Napoli di Scalvini, e poi c'è una vecchia conoscenza dello scouting del Napoli come Cup Miners, che è ben conosciuto anche da quando ha affrontato il Napoli con il suo AZ di Alkmaar, e che invece potrebbe tornare utile proprio agli azzurri nel momento in cui, insomma, ci sarebbe bisogno di andare poi a prendere qualcuno sul mercato proprio nella sezione del centrocampo. 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, ma chiaramente anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, chiaramente anche tutti i nostri riferimenti social, Instagram, Twitter e Facebook, dove lì vi aspettiamo sempre con grande grande piacere, anche perché a breve partiremo, anzi siamo già pronti con grande grande piacere a dare il ben ritrovato ad un amico di Radio Punto Nuovo, perché ormai lo possiamo definire così, Gianni Improta, sempre grazie mille. Grazie a voi, buon pomeriggio. Gianni, eravamo qui anche con col collega Giovanni Annunziata, ci stiamo un po' interrogando sul futuro prossimo del Napoli. Un buon consiglio ce l'ha dato un altro amico di Radio Punto Nuovo, come il collega Antonello Perillo, quello di restare ottimisti, perché se il Napoli tocca poche cose sul mercato,
considerando il problema che invece potrebbero avere le altre, allora il Napoli resta favorita. È davvero così semplice oppure esageriamo? No, no, è così, che mi associo a quello che ha detto Antonello Perillo, da persona intelligente e competente, ha toccato il punto, diciamo, da toccare, vale a dire che il Napoli, tutto sommato, poi se vogliamo, al di là dell'addio di Kim, ma già si sapeva, anche con un'eventuale riconferma o da parte di Spalletti. Quindi se il Napoli continua sulla falsariga di quello che ha fatto l'anno scorso con l'organico che c'ha a disposizione Garcia, io penso che bisogna stare sereni, tranquilli, perché non è cambiato nulla. È dispiaciuto per l'addio di Spalletti, però ha fatto tanto piacere l'arrivo di Garcia, che già in Italia ha dimostrato tutto il suo valore, una persona seria, competente, pagata, intelligente, ecco, intelligente, e quindi io sinceramente sono rimasto soddisfatto di questa scelta. Mister, ma quindi credi sia l'uomo giusto Rudy Garcia come dopo Spalletti, anche sotto il punto di vista di una continuità tattica per continuare il lavoro fatto da Spalletti? Poi è chiaro che un allenatore arriva e porta anche le sue idee, porta qualcosa di differente. Sì, assolutamente, porterà qualcosa di diverso che non guasta, assolutamente, anzi ti va a migliorare sotto tutti i punti di vista, no? Abbiamo visto anche quest'anno il presidente ha fatto il suo proclama e ci auguriamo che possa ripetersi come quello dell'anno scorso, no? Quando ha detto quest'anno proveremo a vincere lo scudetto, e così è stato. Ora ha detto che vuole arrivare in finale di Champions e ce lo auguriamo tutti, onestamente. Io dico che Garcia è l'uomo giusto, anche dal punto di vista tattico. Lui predilige, sì è vero, il 4-2-3-1, ma il 4-2-3-1 non significa non potersi schierare anche col 4-3-3 e poi durante la stessa gara cambiare atteggiamento nelle posizioni. E lui ha giocato, attenzione, anche con la difesa a 3, e con la difesa a 3 ha messo in difficoltà il più importante allenatore al mondo. E quindi diciamo la verità, ne sa una più tra virgolette del diavolo, nel senso che è preparatissimo. È normale che se la società gli mette a disposizione una rosa degna della Champions, non solo, ma degna nel dover difendere il titolo che ha approdato di nuovo a Napoli dopo 33 anni, dopo tanti sacrifici, allora io penso che Garcia ci darà grosse soddisfazioni. E ripeto, io sono contento di questa scelta. Una scelta che chiaramente, lo dicevamo prima, dà continuità al progetto Napoli, anche se la continuità deve anche arrivare dai calciatori, dalla presenza di alcuni elementi. Abbiamo parlato tanto, no, di Kim, abbiamo parlato tantissimo di Osimhen, forse Gianni si sta parlando poco di un calciatore che ha segnato il Napoli nelle ultime generazioni. Parliamo di Piotr Zielinski, tanto criticato, tanto punzecchiato negli scorsi anni, però quest'anno è stato anche fondamentale in alcune partite. Certo, ogni tanto continua ad assettarsi, però anche il futuro di Zielinski deve essere, gioco forza, un tema importante per questa squadra, o no? Sì, no, io sono sincero, di Zielinski non mi priverei mai. Ho letto anche che lui è disponibile ad andare incontro alla società, allungando il contratto e magari assottigliandolo un po' economicamente, quindi sono aperture queste che fanno piacere, perché avere a disposizione un talento come Zielinski non è di poco conto. E attenzione,
privarsi di Zelischi solamente per capricci, cioè che diciamo economici dall'una e dall'altra parte, no, non la vedo giusta come soluzione. Quindi io farei di tutto per trattenerlo, ovviamente, perché poi Zelischi ha dimostrato negli anni, da quando è arrivato a Napoli, di essere legatissimo alla maglia, alla città, quella diciamo sdraiata a braccia al cielo sul prato quando diciamo finalmente aveva visto la luce, quindi lo scudetto definitivo in quel di Torino. Io penso che sta tutto lì l'affetto di Zielinski verso di noi, verso la città, verso la squadra, quindi non lo lascerei andare via, non solo per queste cose che ho detto, ma come talento ce ne sono pochi in giro per l'Europa, attenzione. Mister, ma non lasceresti andare via Zielinski, questo abbiamo capito, però lasceresti partire uno come Victor Osimhen di fronte a un'offerta irrinunciabile, come ha detto il presidente De Laurentiis, e per irrinunciabile noi parliamo di circa 150 milioni. Beh, queste sono cose che io ho sempre ragionato in una certa maniera, che quando un calciatore tocca il massimo della sua valorizzazione, le società non devono pensarci su due volte a cederli, però attenzione, ci vuole anche la volontà del calciatore, perché Osimhen anche lui ha dimostrato tanto attaccamento. È normale che si parla di tanti soldi e quindi ognuno barcolla, sia le società per cederli e sia i calciatori quando vedono magari offerte che ti triplicano o ti raddoppiano quello che già stai guadagnando. Insomma, questi benedetti, maledetti soldi la fanno da padrona, è una cosa che a me non va giù, sono sincero. Prossimamente, per quello che sto vedendo, sarò molto duro con i responsabili, dirò la mia per come la penso, che stanno tutti esagerando. Non è possibile tutti questi soldi messi nel calcio per poi guardarci un attimo intorno, dove ci sono tante altre situazioni da dover privilegiare. Però purtroppo il calcio è fatto da aziende tra virgolette private, ma non è proprio così, perché ho sempre sostenuto che le società appartengono più ai popoli che ai presidenti, perché sono i popoli che pagano le televisioni, sono i popoli che vanno allo stadio, sono i popoli che indossano i gadget, le magliette e quant'altro. Quindi non sottovalutiamo questo aspetto e non esageriamo molto a livello economico. Gianni, allargando un po' lo screening anche alle altre, il Milan che rischia di perdere Tonali, l'Inter che inizia a perdere pezzi, Brozovic, Dzeko, anche Lukaku che non dovrebbe essere riportato in quel di Milano, la Juventus saluta Di Maria, insomma Roma e Lazio che ancora devono costruirsi, qual è lo scenario se guardiamo le altre? È uno scenario certamente di un'incertezza unica, e quindi il Napoli dovrebbe approfittare di questa situazione, ovviamente cambiando poco o niente, al di là delle cose che si sono già dette, e quindi poi andare a ricoprire dei ruoli mancanti, ma questo si sa, non lo devo dire io, né nessuno lo deve scoprire, gli addetti ai lavori, in primis il presidente, ora non so con quale direttore sportivo si interfaccerà, certamente chiederà anche consigli a Garcia, insomma il Napoli può approfittare ancora dell'incertezza che regna nelle altre società, nelle altre squadre. Ovviamente sono rimaste tutte deluse e quindi vogliono rifarsi, però c'è un grosso punto interrogativo, quello che i calciatori appartenenti a queste squadre vogliono invece emigrare, andare altrove. Ho letto pure l'offerta che ha fatto
di West Ham, se non sbaglio, no? Per Tonali al Milan, e quelle sono cifre da capogiro. Ecco perché ho detto prima che bisogna stare attenti, perché stiamo parlando di uno sport, ma stiamo troppo esagerando con le cifre che fanno barcollare chiunque. E poi saremo costretti a non parlare più di sport, ma a parlare di bilanci e tante altre cose. Gianni, come sempre, grazie mille per essere stato dei nostri. Grazie a te, buona giornata a tutti. Grande, grandissimo abbraccio a Gianni Improta, che come sempre anche lui ci dà una mano, cominciare con il sorriso ma anche con le giuste ipotesi e con le giuste analisi. Come le possiamo declinare, Giovanni Annunziata, tutto quello che ci siamo detto anche con Gianni Improta, che ci ha dato una mano anche ad intavolare la seconda ora di Punto Nuovo Sport Show, il passaggio su Zielinski, il passaggio su Osimhen, il futuro di questi calciatori, magari non solo degli uomini copertina del Napoli, ma anche di quelli tra virgolette comprimari, come li leggi? Il futuro è ancora tutto da scrivere, bisognerà capire tante, troppe situazioni da qui in avanti, perché bisogna capire che cosa vorrà fare Zielinski, se vorrà restare, se vorrà accettare un contratto a cifre più basse, se il Napoli vorrà trattenerlo oppure cederlo immediatamente. Stesso discorso ha fatto per Osimhen, chiaro, è differente la situazione, perché da qui ti aspetti soltanto di poter guadagnare circa 150 milioni, questi famosi 150 milioni, e quindi bisogna sedersi, parlarne. Perché sì, De Laurentiis ha detto che c'è l'accordo per un ulteriore biennale, però resta il fatto che comunque se arriva un'offerta importante ci devi pensare più di una volta. Se il calciatore riceve un'offerta importante, lui stesso va a valutare le diverse situazioni, perché un conto se sei a Napoli a guadagnare 4,5, un conto se vai, non so, a Parigi ad esempio a guadagnarne 10 a stagione, perché guadagnare 10 milioni di euro un calciatore ci pensa per bene. Poi ovviamente vai in una squadra dove che punta a vincere, punta a investire, punta a vincere la Champions, non solo il campionato nazionale, quindi ci sono tante valutazioni da fare, che si estendono anche ad altri calciatori, a Lozano che potrebbe andare in Premier e bisognerebbe prendere il suo sostituto, un altro al posto di Demme che dovrebbe andare via, Ndombele già farà rientro al Tottenham. Ci sono tante situazioni, come ad esempio quella di Kim, perché quella di Kim è fondamentalmente quella più certa di tutte, perché Kim andrà via quasi sicuramente al Bayern Monaco, che se non sarà un Bayern Monaco sarà un Manchester United, se non sarà un Manchester United sarà un altro top club che comunque andrà a investire questi 55-58, bene o male sono questi milioni di clausola rescissoria, e quindi comunque devi andare a prendere questo sostituto. Potrebbe essere Danso, di cui parlavamo ieri in questi giorni, se non sarà lui sarà qualcun altro, sarà anche del Feyenoord, sarà Lukumi del Bologna, sarà Scalvini, comunque servirà qualcuno pronto, servirà qualcuno che comunque vada a sostituire con forza, diciamo così, uno forte come Kim, che è stato il miglior difensore dello scorso campionato. E il Napoli proprio in questo deve essere bravo, perché il Napoli deve farsi trovare pronto, e sembra lo stia facendo, perché il Napoli già si sta muovendo. Tra 2-3 settimane dovrebbe avere il suo nuovo difensore, perché Garcia deve poter arrivare a Di Maro, lavorare con la nuova squadra avendo già delle certezze. Una delle certezze deve essere il difensore centrale, una certezza che comunque già è quella di Kvaratskhelia, che là a sinistra non si muove, adesso gli si propone anche il rinnovo del contratto, tante altre certezze come il capitano Di Lorenzo, Rachmani, Meret, Anghissà, che è uno dei suoi, diciamo, punti di riferimento perché già lo conosce, c'è Lobotka. E un'altra certezza che spera chiaramente di avere Garcia è quella di Victor Osimhen. Dobbiamo aspettare un po' lui, il suo futuro, eventuali offerte, eventuali rifiuti da parte del Napoli,
E io credo che il mercato della squadra napoletana giri tutto attorno al futuro di Victor Osimhen. Tra un po' invece andremo a parlare anche dell'asse Napoli-Bergamo, perché lì, beh, l'abbiamo spiegato in apertura di seconda ora, ci sono ancora tante novità da dover raccontare. Intanto sta parlando Aurelio De Laurentiis, dove e a chi? Sta parlando dalla Camera dei Deputati, dove oggi era previsto ed è previsto ancora in corso il convegno l'antisemitismo nello sport. Oltre al presidente del Napoli ci sono anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, il procuratore federale della FIGC Giuseppe Chinè, il ministro dello sport Andrea Bodi e poi il coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, oltre il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Tra le varie parole, chiaramente ancora sul modello della legge inglese, sul modello della gestione che si ha in Inghilterra del calcio, dell'ordine pubblico, insomma, De Laurentiis è tornato su alcuni grandi cavalli di battaglia del suo ragionamento. Poi tra un po' vi diamo anche un aggiornamento che arriva in casa Juventus, firmato e targato da una grande firma del nostro giornalismo, tra pochissimo. Parte quando sono le 14:23, allora un aggiornamento importantissimo che ha lanciato attraverso il proprio profilo Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi. Dice: notizia bomba, secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri non sarà l'allenatore della Juventus per la stagione 2023-2024. Questo è quanto scritto attraverso in un tweet tanto breve quanto incisivo da Maurizio Pistocchi, che poi di recente è stato anche nostro ospite qui a Radio Punto Nuovo e che solitamente ci becca quando poi si sbilancia soprattutto così tanto in maniera così forte. Staremo a vedere anche quale sarà il futuro della panchina della Juventus. Tra un po' andremo a parlare invece dell'asse Napoli-Bergamo, perché con l'Atalanta potrebbero nascere tanti affari, alcuni in realtà potrebbero anche non nascere se guardiamo anche il riscatto di Pierluigi Gollini, perché il Napoli sta valutando anche una formula diversa per capire il riscatto da esercitare per l'ex portiere di Verona e Tottenham che tra le altre cose è il club numero uno su Guglielmo Vicario in questo momento. Però insomma staremo a vedere anche qui, il mercato è tutto così, ragazzi, sta in tutto in tre parole: staremo a vedere, perché uno può fare anche lavoro di filtraggio, lavoro di ricerca notizie, però poi quando il mercato prende delle svolte, prima scherzavamo con Giovanni che io detesto questo periodo, perché anche i colleghi più bravi, anche i colleghi, fidatevi, ci sono tanti colleghi che davvero sono dei maestri nel prendere notizie di mercato, ma purtroppo proprio per come sono fatte le fonti, per dove si va a beccare la notizia, dove si va a raccoglierla, a volte ti trovi fregato e ti trovi a dare una notizia che è genuinamente sicura a non esserlo più, proprio per come sono fatte le fonti e per come è capriccioso questo periodo del calciomercato. Alberto Gianbruno, 7 gol, grazie mille per essere dei nostri. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Tu hai detto capriccioso, io potrei aggiungere qualche altro aggettivo, sì, ma mi fermo qui. Sì, anche perché siamo ancora ampiamente in fascia protetta. Io ho fatto outing prima, detesto il calciomercato, pur dovendoci tra virgolette lavorare ogni giorno nel cercare tante notizie e tanti aggiornamenti, non solo per la nostra trasmissione, però è un periodo veramente infame per certi versi. L'asse che invece può nascere tra Napoli e Bergamo è un asse che può crescere e nascere anche in qualche maniera serena, oppure ti aspetti qualche ribaltone? Perché dalle discussioni che gioco forza ci saranno per il riscatto meno di Gollini, magari potrebbero intavolarsi altri affari. Indubbiamente, rispetto a quanto era uscito nelle scorse ore, soprattutto nella mattinata di oggi, guardando qualche quotidiano, possiamo dire che la trattativa è più viva che mai per il ritorno di Gollini a Napoli. Lui ha contribuito, sebbene in minima parte, ma comunque quando si è fatto trovare presente, quando è stato chiamato in causa, specialmente proprio nella partita contro l'Atalanta,
ha già espresso il desiderio di voler restare lì e difendere il tricolore che comunque anche lui contribuito a conquistare. Era nata qualche perplessità relativamente alla cifra che sta all'Atalanta e pattuita inizialmente 8 milioni di euro per il riscatto, che effettivamente per un portiere designato a fare il secondo, che ha tutte le qualità per essere titolare, ma con Meret farà senz'altro il secondo, 8 milioni sembrano un po' tanti, e quindi comunque è la classica trattativa che ci sarà: magari tu mi chiedi 8, io te ne propongo 4, alla fine ci vediamo per strada, 5 milioni si può fare. Sarebbe una bella patata bollente da risolvere anche per l'Atalanta, perché l'Atalanta al momento fino al 30 giugno ha sostanzialmente 5 portieri in rosa. Uno dal 1 di luglio sarà ufficialmente del Milan, che è Marco Sportiello, che oramai si è accordato con la società rossonera. Poi se togliamo il terzo portiere Rossi, che comunque qui è un'istituzione, è diventato una sorta di mascotte in casa Atalanta, poi la situazione si richiama proprio per Gollini, per Carnesecchi, scusate, e per e per, sì. E per gli altri portieri che possono esserci dell'Atalanta, soprattutto per quanto riguarda Musso. La situazione di Musso è un po' particolare: il portiere era arrivato all'Atalanta per 25 milioni di euro 2 stagioni fa, ha un po' deluso quelle che potevano essere le attese. Nelle ultime settimane è stato sostituito proprio da Sportiello, che comunque andrà al Milan. Adesso dovrebbe ritornare Carnesecchi dalla Cremonese, o comunque ritornerà. Questa sera lo vedremo titolare con l'Under 21. La sensazione è che Gasperini una chance in futuro gliela possa dare anche per l'Atalanta. Quindi io, se devo scegliere, vi dico che l'Atalanta si accorderà per il Napoli per il ritorno di Gollini a una cifra minore rispetto a quella pattuita. Tu parlavi di possibile mercato tra Atalanta e Napoli, quella bergamasca è una bottega cara. I profili che piacciono al Napoli sono tanti, da Cop Miners a Højlund a Scaldini che vedremo, sì, che lo vedremo anche questa sera titolare contro la Francia, per cui saranno sì delle settimane calde, non soltanto dal punto di vista climatico. Ecco, io parlo un po' di questi calciatori che tu hai menzionato, faccio un focus più che altro su Scalvini e Cup Miners, che sono, diciamo, quelli che in questo momento interessano di più, perché fino a quando esiste Osimhen, calciatore del Napoli, non c'è bisogno di andare a cercare il suo sostituto. Quindi ti dico, Scalvini e Cup Miners, quanto è disposta l'Atalanta a cederli e quanto li valuta soprattutto? Beh, ti dico che attualmente, se li sommiamo entrambi, è una cifra che non è minore certamente di 80 milioni di euro. Scaldini è un classe 2003, ma ha già dimostrato di essere pronto addirittura per entrare nel giro, e lo farà a settembre, della nazionale maggiore. C'è già chi lo proietta in una coppia che possa dare a Mancini per 10 anni dei centrali straordinari insieme a Bastoni. Cop Miners invece nel pieno della maturità, ha 25 anni, è già titolare con la sua nazionale, ha dimostrato di poter andare in doppia cifra e ripetersi anno dopo anno, anche in un anno un po' particolare per l'Atalanta, dove si giocava soltanto il campionato, la Coppa Italia, senza le coppe europee. Lui fino all'ultimo ha provato con i suoi a ottenere il quarto posto, e quello era il pass che avrebbe senza dubbio tolto qualsiasi tipo di trattativa. Vuoi perché comunque ti entrano circa 40 milioni dalla UEFA per la partecipazione alla Champions League, vuoi perché puoi essere competitivo, e l'Atalanta negli ultimi 4 anni 3 volte ha giocato la Champions League. Il fatto che si giochi tra virgolette solo l'Europa League, che comunque è tanta roba per Bergamo e l'Atalanta dopo un anno di astinenza, qualche minima porticina la lascia aperta per una partenza. Però l'Atalanta è una di quelle poche squadre, si può elogiare il Napoli, si può elogiare anche l'Atalanta, che hanno i bilanci a posto. Questo ti dà la possibilità di non essere per forza tirato sul collo nel voler cedere un giocatore per fare mercato. No, commentiamo giornalmente quello che accade all'Inter, al Milan. L'Inter non può prendere Frattesi se prima non cede Brozovic. Stessa cosa, adesso il mercato del Milan si sbloccherà se cederà Tonali al Newcastle.
quindi sono delle squadre che comunque stanno sempre lì col misurino ogni anno a cercare di portare a casa il bilancio a posto. Invece Napoli e Atalanta questi problemi non ce l'hanno, quindi non mi sorprenderei, ecco, se al primo di settembre ci ritrovassimo a commentare un Atalanta che ha mantenuto tutti i suoi big, per quanto le richieste sono tante, e per Scaldini e per Cop Miners. Alberto, come sempre, grazie mille per essere stato dei nostri. Ciao ragazzi, grazie a voi, scusate qualche problemino di assolutamente. Colpa dell'aria condizionata. Un grande abbraccio ad Alberto Gianbruno, 7 Gold da Bergamo, che ci dà sempre delle finestre molto chiare in casa Orobica, anche per quanto riguarda le ultime di mercato. Quindi insomma ci siamo per il ritorno di Gollini al Napoli, chiaramente si cerca una via di mezzo da quegli 8 milioni fissati per il riscatto. Tra pochissimo andiamo a parlare ancora tanto, non di calcio mercato ma di calcio, e questa è una bella notizia. 20 secondi che riparte quando sono le 14:32. Un po' delle parole di Aurelio De Laurentiis al convegno contro l'antisemitismo nel mondo nel calcio. Dice: noi credevamo che dopo 80 anni non esistesse più, invece ci sbagliavamo, abbiamo un problema educazionale, siamo i primi responsabili di quello che avviene sul web, perché concediamo ai nostri figli o nipoti di essere poi interconnessi perennemente con i loro smartphone, e poi sappiamo benissimo sul web non c'è controllo. L'antisemitismo fa scopa con il razzismo, ci sono esempi negli stadi con le cosiddette zone franche dove esiste soltanto la legge del tifoso, ma quello non è un tifoso, quella è una risposta irresponsabile, ineducata, a chi non ha saputo governare questo sistema calcio. Le istituzioni dovrebbero semplicemente allontanare i responsabili a vita dagli stadi. Io sono un sostenitore da sempre della legge inglese, dove gli stadi sono sacri, se ti alzi in piedi per 3 volte di seguito vieni allontanato, ci sono addirittura le celle degli impianti, mentre in tutto il resto Europa vige il caos. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, che torna a battere il ferro finché caldo su un tema a lui molto caro, che abbiamo imparato tra virgolette a conoscere con questo suo essere molto caro tra virgolette, nel periodo in cui il Napoli si affrontava con l'Eintracht di Francoforte e viveva anche momenti difficili dal punto di vista dell'ordine pubblico. Andiamo però al telefono, sempre un grande piacere di trovare mister Franco Colomba. Mister, grazie mille. Salve, buongiorno. Mister, le chiedo subito, le piace la scelta di Rudy Garcia, come lo si voglia pronunciare, al posto di una vecchia volpe della panchina come Luciano Spalletti? Beh, insomma, Spalletti è una vecchia volpe, Rudy è forse una volta un po' più giovane, però mi sembra un ottimo allenatore. Sì, poi ha già esperienza d'Italia, quindi non è senz'altro un novellino, insomma, ha fatto la sua esperienza, la sua ha mostrato le sue capacità a Roma, quindi mi sembra uno che possa essere all'altezza della situazione, insomma. Mister, cosa significa e quanto pesa arrivare su una panchina come quella del Napoli che reduce dalla storia, perché Spalletti ha scritto la storia, riportare lo scudetto a Napoli 33 anni dopo l'ultima volta, con un gioco del genere, con un distacco di questo tipo, con quasi 20 punti sulle inseguitrici, non è roba da tutti i giorni. Beh, quello è un dato di fatto importante, voglio dire, ha dato una dimostrazione di forza come squadra, come tutto, però questo ormai è il passato, la stagione che arriverà sarà una stagione dove si riparte tutti da zero, e quindi non è che ci si può cullare su quello che è stato. Ma Rudy Garcia mi sembra dotato di grande praticità, non è uno che racconta favole o di un lavoratore di personalità, perché l'ha dimostrato a Roma, per cui non mi spaventerei, piuttosto è chiaro che la cosa importante è quella di non disperdere il patrimonio tecnico che ha composto questa squadra così vincente. Anche perché poi il mercato fa paura a tanti tifosi, mettiamola
mettiamola così, anzi in questo momento a Napoli più che far sognare fa tremare, perché poi si parla tanto degli addì, quelli di Kim, quelli di un attaccante importante come Osimhen. Mister, le faccio una domanda che qui va un po' di moda: è più pesante perdere un difensore centrale fortissimo da top club o un attaccante fortissimo da top club? Ma è normale, l'attaccante è fondamentale in una squadra, insomma. Difensore magari non lo trovi così autoritario, così velocissimo come era lui, con personalità, è altrettanto importante, però non è sostituibile, ecco. Difensore lo puoi trovare, un attaccante forte è più difficile. Mister, ma dovesse puntare una fish sul prossimo campionato, ce la metterebbe sul Napoli oppure andrebbe a vedere un Inter che potrebbe riprendersi, che potrebbe diciamo dare un po' di continuità al lavoro fatto quantomeno in Champions in questa stagione? Ma visti i problemi che hanno un po' queste grandi, insomma, l'Inter sì, ha problemi di societari, ha tante situazioni un po' discutibili, no? E il Napoli mi sembra che sotto questo profilo sia molto solido, quindi credo che i problemi debbano averli gli altri, insomma, le preoccupazioni, ecco. Mi sembra proprio di poterla vedere così. Il Napoli reciterà ancora il suo ruolo. Mister, ci salutiamo con un'ultimissima, proprio con quest'ultima considerazione sulla coda. Il Napoli reciterà un grandissimo ruolo, sì, non disperderà il proprio patrimonio tecnico come ha detto lei prima. E poi chiaramente se uno come Rudy Garcia non si inventa nulla di nuovo, nel senso, se basta dare semplicemente continuità a quello che ha fatto Luciano Spalletti, arrivare al campo, ok ragazzi, come giocavate l'anno scorso, giochiamo anche quest'anno, per banalizzare. Bene. Oppure bisogna aggiungere qualcosa. Non è propriamente così, il lavoro è importante, cioè la credibilità di un allenatore è quella di farsi capire, di proporre anche magari qualcosa di diverso, ma di proporlo con gradualità, senza stravolgere nulla, perché insomma quelle che sono le qualità ci sono. Mister, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie mille a mister Franco Colomba, che abbiamo perso rapidamente per sui saluti, quindi al limite andiamo a ribadire anche i nostri omaggi in privato. Poco più di un minuto e trenta, e poi entriamo nell'ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show, che riparte quando sono le 14:41, ed entriamo anche nell'ultima parte di Radio Punto Nuovo per quanto riguarda lo sport, non so, due ore, quindi Punto Nuovo Sport Show, perché tra pochissimo andremo a parlare anche con l'amico e collega di Calcio Napoli 24, Manuel Guardasole, per tirare anche un po' le considerazioni finali da queste due ore. Giugno è un periodo un po' soporifero per quanto riguarda il mercato, solitamente, ma questa volta, anzi, tra il nuovo allenatore del Napoli, le presentazioni, quantomeno ci stiamo divertendo un po' di più, poi abbiamo ancora tutti negli occhi festeggiamenti, no, per lo scudetto. Lo scorso anno invece c'era tanta amarezza, c'era tanto rammarico, c'erano anche tante polemiche, poi tanti addii. Io ricordo sempre che di questi periodi, lo scorso anno, noi lanciavamo il sondaggio su dove vedevate il Napoli, su dove lo andavate a collocare. In pochi lo davano quantomeno nella zona Champions, e quindi tra i primi quattro posti. Poi soltanto dopo gli arrivi di Simeone, di Raspadori, di Ndombele, dopo le prime apparizioni di Kvaratskhelia, dopo quel tot di tempo si è rivisto un po' di ottimismo. Invece guardiamoci adesso, un anno dopo, con la città di Napoli straprotagonista, il concerto dei Coldplay, la consegna del trofeo, record di turismo. Davvero è stato un anno glorioso, un anno che Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24, al di là di qualsiasi retorica da bar, è un anno che Napoli ricorderà per sempre, questo 2023. Buongiorno. Buon pomeriggio a voi. Sì, è un momento, se vogliamo dire, a 360 gradi di, ma più che rinascita, forse affermazione di quello che è, forse è sempre stata, la città di Napoli, che ha sempre offerto
chiaramente sono migliorati fortunatamente dei servizi, e questo fa sì che anche la, diciamo, l'utilizzo degli impianti sportivi, piuttosto che l'evoluzione del turismo che c'è stata, penso per esempio alla zona dei quartieri spagnoli, ma veramente per fare il primo esempio che mi viene in mente, come è cambiato rispetto a non troppi anni fa, vogliamo dire 6-7 anni fa, 5 anni fa, forse già 5 anni fa era una situazione completamente diversa. E quindi è una città forse anche più consapevole dei propri mezzi, secondo me, e poi trainata dai grandi successi cinematografici, di serie TV, di cinema, di sport, di calcio, quindi col Napoli, ma veramente in tanti tanti ambiti. Per esempio, l'ultima cosa per legarla ancora al Napoli, mi viene in mente come quanto sia cambiato e migliorato il Bosco di Capodimonte, il museo Real Bosco di Capodimonte. C'è addirittura in questo momento una mostra insieme a lui, insomma stiamo parlando di una città che si è affermata definitivamente, secondo, e spero che questa cosa veramente perduri, perché possono nascere veramente tante iniziative e tanti bei momenti, non solo legati a calcio, che è quello che seguiamo un pochino più da vicino, anche se poi le cose come il concerto di ieri poi vanno fondendosi. 7 giorni d'allenatore del Napoli, perché giovedì scorso De Laurentiis annunciava Rudy Garcia. Mi racconti un po', Manu, la tua reazione a questo tweet improvviso? Ma io ero veramente con il telefono in mano. Strano, mai successo. Strano. Non ero a Napoli, non stavo lavorando, e ho ricevuto questo tweet improvviso, sai, e poi ogni tanto ci arrivano anche dei tweet un po' farlocchi, non so se arrivano anche a voi, ma il sistema Twitter a volte ti fa arrivare delle notifiche anche di persone che non segui, ho detto vabbè, simpatica. E invece poi sono andato a verificare, era proprio lui. Se vogliamo, poi là mi sono fermato, ho ricostruito la vicenda, e ho capito che ancora una volta De Laurentiis era stato bravo, e un po' l'avevamo raccontato, insomma, che i nomi che stavano uscendo giorno dopo giorno erano voci, nessun contatto trattativo ufficiale, ed era stato bravo a far passare in sordina quell'incontro con Rudy Garcia, a prendersi i giorni giusti per decidere, per stipulare i contratti, eccetera. E però devo dire che lì per lì la scelta mi aveva sorpresa, forse perché un po' come quando arrivò Spalletti, quando si tratta di un allenatore che o è fermo da un po', o che era lontano dalla Serie A da un po', ti viene non quel dubbio, ma quel pensiero di fare mente locale degli ultimi ricordi che hai di quell'allenatore, mettere un attimo a posto le idee, sistemare le idee, dire beh, questo aspetto mi piace, questo meno, è stato scelto perché, potrebbe essere stato scelto perché, poi con il passare dei giorni ti informi e ne sai qualcosina in più, però sì, in quel momento è stato sicuramente sorprendente. E ti convince come scelta? Secondo me non è una scelta troppo lontana da quello che poteva essere. Io gli dico la sincera verità, non ho mai creduto ai nomi altisonanti, lo stesso Galtier per me lo era, ma perché sono ingaggi non sostenibili, non alla portata del Napoli, sì ok il decreto crescita, sì ok determinati artifici per abbassare leggermente un ingaggio, ma è molto molto raro che chi viene a Napoli per la prima volta e quindi non ha ancora vissuto qui, non si è affermato qui, non ha capito quel che vuol dire allenare qui, possa rinunciare a quello che ha avuto fino a un giorno prima. Quindi mi sembravano improbabili, impossibili alcuni nomi che stavano circa all'ultimo Razzidan, per dirne uno. Pensavo che la soluzione sarebbe stata o un allenatore come quando fu per Sarri, quindi qualcosa in stile italiano, Dionisi, vi dico dei nomi, Thiago Motta, vi dico dei nomi per capire la tipologia di profilo,
o qualcuno che aveva bisogno di rilanciarsi, tra virgolette, nel senso che non veniva da un periodo fortunatissimo, con un profilo leggermente più basso. Io quello che ho detto anche dopo la conferenza di Rudy García è che l'ho visto un po' più pragmatico, meno filosofeggiante, se vogliamo, di Luciano Spalletti, meno populista nel senso buono del termine, perché Luciano Spalletti un po' lo è stato e un po' è stato veramente catapultato dagli eventi e negli eventi, perché poi la città veramente l'ha abbracciato, non solo metaforicamente. Però l'ho visto un attimo un profilo che si distacca un po' di più da quello che c'è intorno, e secondo me questo è molto chiaro anche dalla sua risposta che dà quando gli si chiede uno slogan, no? E mentre invece Spalletti inizia con quella pettorina, questo ci fa capire la differenza sostanziale tra i due da quel punto di vista. E poi c'è quella strano caso, quell'aneddoto che questa volta è lui a subentrare a Spalletti, mentre a Roma accade il contrario, e noi che viviamo questo mestiere un po', diciamo, ci viviamo, no? di queste coincidenze, perché poi quest'anno soprattutto ricorderete che siamo partiti con l'Argentina ha vinto il mondiale, potrebbe essere come 33 anni fa, eccetera eccetera, poi l'uscita con la Cremonese in Coppa Italia, insomma un po' di aneddoti, un po' di curiosità che insomma poi sì, restano tali, però a volte ti fanno ben sperare. E García ha questo incrocio con Spalletti che già c'è stato in passato. Spalletti ne parlò molto molto bene della squadra che gli aveva lasciato, e quindi ci fu una continuità. Io ho ricordi di quella Roma e ci fu una continuità, certo con idee diverse, però mi sono dilungato un po' per dire che non era sicuramente la primissima scelta nella mia testa di quello che mi aspettavo per il dopo Spalletti, però è un profilo che ha determinate caratteristiche secondo me molto valide, che un po' in rottura col passato dal punto di vista comunicativo e un po' seguendo il filone del gioco, del bel gioco di una squadra propositiva come era quella di Spalletti, secondo me è il giusto mix fra dare un taglio con il passato, riconvincere i calciatori, ridare motivazione ai calciatori, con un atteggiamento sicuramente diverso da quello che era Spalletti padre, insomma, di tutti e 25 calciatori quanti ne erano della rosa, ad essere insomma un mix fra passato, presente e speriamo un futuro sempre roseo, perché comunque questo è un allenatore che anche in Europa ha detto la sua, ha giocato delle finali e semifinali europee, e sicuramente sa il fatto suo e sicuramente si sarà aggiornato, perché poi anche Spalletti, se vogliamo dirla tutta, quando è arrivato c'era qualche dubbio se si fosse aggiornato o meno, perché il calcio veramente cambia di anno in anno, e possiamo dire che addirittura direi che l'ha fatto. Tra il primo e il secondo anno di Spalletti, per fare l'esempio più lampante, ho visto delle differenze enormi. Sì, è vero, Lunedì, Manu, c'è stata la conferenza, la prima volta di García da allenatore del Napoli. A te che sensazione ha fatto, considerando anche, diciamo, questo scambio immediato con De Laurentiis, che dice che vuole la finale di Champions, e lui che gli risponde fondamentalmente di aspettarsi a questo punto cose importanti al mercato? Per me Rudy García è stato anche bravo a gettare la palla dall'altra parte in un paio di occasioni, perché capisco l'entusiasmo di De Laurentiis, capisco che magari vorrà ripetere fra 12 mesi un po' come ha fatto sia in questa occasione che in occasione della conferenza di presentazione del nuovo ritiro a Castel di Sangro, e dire: avete visto? 12 mesi fa ve l'avevo detto. E quindi ci riprova, alza la spicella e spera fra 12 mesi di poterlo confermare. Dall'altra parte c'è un allenatore che arriva a sostituire il campione d'Italia, arriva in una squadra che è assolutamente forte, ma che ha Kim praticamente con un piede e mezzo fuori, con un po' di situazioni da gestire, perché Osimhen è solo una, c'è la fascia destra che potrebbe cambiare soprattutto in attacco, c'è il futuro di Zielinski in bilico, c'è il rinnovo di cui al momento non se ne parla, e sicuramente non è la cosa più urgente o la priorità, però c'è un importante rinnovo sul tavolo prima di Giuntoli, a questo punto di De Laurentiis,
è quello del capitano, che vuole restare a vita, vuole essere blindato e secondo me vorrà anche essere gratificato. Insomma, ci sono un po' di aspetti da sistemare, poi ci sarà il mercato, quello in entrata, e quindi è chiaro che anche secondo me messo giustamente un po' le mani avanti in alcune occasioni, dicendo che si aspetta una squadra forte, si aspetta determinate cose dal mercato, non è legatissimo, e ci sta che dica così, anche perché i fatti l'hanno dimostrato, ma non soltanto col Napoli, ai nomi, ai singoli calciatori, perché se lavori bene con la rosa, se crei la giusta amalgama, ti farà meno anche di Kim per fare un nome, perché di quelli insomma un po' più vicini, diciamo che la tifoseria l'ha anche già un po' assorbita, digerita, no? questa cessione che sembra ormai imminente. E poi i tifosi hanno sì il solito timore di ogni estate di capire che Napoli sarà, però hanno ancora negli occhi, nella mente, un'estate fa dove ci fu una contestazione secondo me abbastanza pesante, magari oggi la ricordiamo meno, ma Striscioli in città, anche l'episodio con lo Spalletti, anche se precedente, insomma anche a Di Maro, perché andava via il Coulibaly di turno, per dirne uno, ma ne erano tanti, adesso va via il Kim di turno, e c'è un po' di speranza, fiducia in più rispetto a un anno fa, che comunque la squadra resti forte, resti competitiva. Garcia secondo me è stato perfetto dal punto di vista comunicativo, certo non ha preso come magari con determinate frasi era bravo a fare Spalletti, è stato un attimo più non distaccato, però ripeto, un po' più pragmatico, meno, si lascia meno trasportare o lancia frasi ad effetto, e secondo me è stato bravo a gestire quella che è una pressione che ci sarà, dovrà farlo diversamente e in tante occasioni nei prossimi mesi, perché appunto De Laurentiis si è sbilanciato, ma lui con le sue risposte in conferenza ha fatto comunque capire che un po' di pressione va messa anche sulla società, non solo sull'allenatore, perché sì, gli obiettivi dichiarati dal presidente, ma poi deve essere messo in condizione di poter raggiungere o comunque concorrere a quegli obiettivi. Grazie mille Manu, come sempre, per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buon lavoro al collega Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24. Entriamo nell'ultimo minuto, entriamo nei saluti, Giovanni Annunziata, anche considerazione flash per salutarci. Considerazione sul Napoli che verrà, restando sul tema mercato, perché ci avviciniamo ai giorni di preparazione, ai giorni caldi, perché tra poco più di una settimana, oggi che giorno è 22, quindi tra 8 giorni inizia ufficialmente il calciomercato, tra 8 giorni potrebbe già salutare Kim, quindi si riparte da lì, si riparte conoscendo quello che sarà il dopo Kim, da lì bisognerà anche capire che ne sarà di Victor Osimhen, come dicevo prima, e quindi questa dovrà essere, diciamo, la base delle idee del Napoli, dopodiché si andrà a lavorare, perché il 10-11 più o meno ci saranno le visite mediche prima della partenza degli uomini di Rudy Garcia, direzione Di Maro, direzione primo ritiro da campioni d'Italia. E noi non vediamo l'ora di raccontarvelo chiaramente sulle frequenze di Radio.Nuovo. Giovanni, grazie mille, a domani. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, a domani. Da Alessandro Montano è tutto, si riparte dalle 20 con il meglio della nostra giornata, poi lo sport tornerà domani dalle 13 alle 15, sempre con un altro appuntamento di Punto Nuovo Sport Show. Vi lascio alla buona musica, ciao.